Dottor Nordio, lei parla di una rivoluzione copernicana necessaria per il sistema giustizia in Italia. Com'è possibile? Beh, è possibile a livello normativo con una nuova costituente, perché la nostra Costituzione è incompatibile con il codice di procedura penale, che infatti è stato demolito varie volte proprio dalla Corte Costituzionale. Poi bisogna cambiare il codice penale che abbiamo, quello che prevede i delitti e le pene, è del 1930 ed è firmato da Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. E questo la dice lunga sulla vetustà del nostro sistema. Ecco, onorevole, quando si parla di giustizia si parla anche di sistema penitenziario, si interverrà anche su questo? Beh, è una parte, diciamo, degli interventi previsti a livello strutturale, cioè sicuramente un tema legato proprio anche all'edilizia carceraria, perché sappiamo che alcune strutture sono sicuramente superate non solo in termini di spazi ma anche proprio di ormai capacità di accoglienza di quelle strutture, perché sono da un lato centravanzi di affollamento, dall'altro di strutture ormai anche vecchie in alcuni casi, dove non vengono garantite comunque delle condizioni dignitose anche per i detenuti. Quindi sicuramente c'è una parte che guarda l'edilizia, poi ovviamente c'è tutta una parte che accompagna il PNRR, che è quello delle riforme che sono connesse agli investimenti economici, compreso ovviamente quelle della giustizia. Sicuramente il libro del dottor Nordio mette in luce proprio come Tangentopoli abbia segnato in qualche modo una sconfitta, da un lato per la magistratura, perché forse abbiamo poi assistito a una fase anche di sfiducia dei cittadini nei confronti della magistratura, che invece nella fase di Tangentopoli aveva avuto un grande credito e un grande consenso per l'operazione in quel momento che aveva portato avanti, e in parte anche una sconfitta per la politica, che è come se avesse fatto un passo indietro rispetto alla magistratura. Questa è un po' la tesi che, diciamo, coinvolge tutta questa analisi di 30 anni del presidente Nordio.